La conferma arriva dal legale pescarese della famiglia Carla Tiboni, eseguita nelle ultime ore a Kiev, l'autopsia su Massimiliano Galletti, morto dopo un mese di coma per l'esplosione di una scheggia da mortaio nel territorio di Kharkiv. Il soccorritore di San Benedetto del Tronto, iscritto all'Associazione Nazionale Carabinieri di Chieti, è la prima vittima italiana del conflitto. È già stata allertata un'organizzazione internazionale di onoranze funebri che si occuperà del trasporto della salma via terra perché lo spazio aereo è chiuso. Galletti, 59 anni, esperto nella guida di cani molecolari, era in Ucraina come volontario paramedico per aiutare i soccorsi a Kharkiv, dove il 28 settembre è stato raggiunto da una scheggia di RPG, una sorta di mortaio che non gli ha dato scampo. Dopo essere stato ferito gravemente, è stato trasportato presso l'ospedale di Kiev il 3 ottobre. E il 28 ottobre, a seguito della denuncia di scomparsa di irreperibilità presentata dalla famiglia presso la questura di San Benedetto del Tronto, le autorità ucraine hanno dato, con un giorno e mezzo, dopo un giorno e mezzo, il 30 ottobre, la notizia che presso l'ospedale di Kiev c'era la salma del signor Galletti. Ma si sa che il signor Galletti era nelle retrovie, quindi non era un foreign fighter. Io non ho rapporti diretti con le autorità ucraine. Io mi interfaccio con l'ambasciata d'Italia a Kiev, che devo dire è efficientissima e in un momento così tragico sta svolgendo un lavoro straordinario. Lui era un volontario, tra l'altro, della Protezione Civile e era legato molto all'Abruzzo, iscritto all'Associazione Nazionale Carabinieri di Chieti, aveva partecipato anche alle ricerche e ai soccorsi per il terremoto dell'Aquila. Il signor Galletti era una persona che apparteneva al mondo del volontariato, era molto attivo, svolgeva un lavoro presso il comune di San Benedetto del Tronto, era messo comunale, però appena poteva e soprattutto nei momenti di emergenza dava la massima disponibilità, anche perché il signor Galletti aveva una specialità che è molto importante sia durante le calamità naturali, sia durante la guerra, nelle zone di guerra. Lui era in grado di addestrare e di guidare i cani molecolari che, nel caso specifico, nelle zone di guerra sono utilissimi per il ritrovamento dei morti e dei feriti. Alla famiglia cosa chiede? Abbiamo visto degli appelli strazianti, anche saluto straziante della figlia. Ma la famiglia evidentemente in questo momento è completamente scioccata da questa storia tragica, perché il fatto di non aver avuto notizie per oltre 20 giorni del marito e del padre ha creato ancora maggiore ansia in queste persone che poi hanno avuto questa notizia, purtroppo, che avrebbero preferito non avere.